Ciao a tutti, questa sera soltanto una pillolina per aggiornarvi su quella che è la mia operatività, così come d'abitudine. Il diario è importante e tenerlo il più aggiornato possibile, per quanto riesco, cerco di aggiornarlo quotidianamente. Venerdì pomeriggio sul time frame a 4 ore, grosso modo alle 4 e mezza, se non ricordo bene, se non ricordo male, scusatemi. Ho piazzato 3 ordini pendenti long, quindi in acquisto, per quanto riguarda dollaro australiano e dollaro canadese. Quindi ho comprato dollari australiani e ho venduto dollari canadesi. Il segnale mi è stato dato da questa pin bar qui, che dopo una prima e una seconda onda rialzista mi ha dato diciamo, l'ok per piazzare un ordine pendente, anzi 3. C'è stato un ritracciamento. Una pin, l'ho definita super pin nel corso che anche ho fatto, per me è praticamente una doji, e la sua ombra lunga, quindi il suo minimo, ha rimbalzato sopra la media mobile 21, che incrocia anche tra l'altro con un supporto importante che nel passato è stato toccato più volte, e più volte vedete appunto sia da supporto che da resistenza. Vedete, nel passato si è rivelato addirittura più preciso che diciamo che nell'immediato presente. Comunque tutte queste combinazioni di segnali mi hanno dato l'ok a entrare a mercato. Ho piazzato 3 ordini pendenti, appunto long, a quota 1.04060, rappresentato da questa linea verde, e con uno stop loss a quota 1.03791, rappresentato, sposto un pelino, da questa linea rossa, che è coincidente con il supporto molto molto forte. In realtà l'ho piazzato un paio di pips più in basso, questo per garantirmi un eventuale tentativo di andare a prendere gli stop. Ho anche poi potuto piazzare 2 ordini take profit, che sono rispettivamente a quota 1.04263, che è il primo, e 1.04469, che è il secondo. Dopo essere entrato al mercato, il prezzo è iniziato una piccola fase laterale, che se possiamo vedere queste 3 candele qua, di certo non mi stanno confermando un trend rialzista. C'è anche la media mobile che sembra leggermente, diciamo, diminuire come inclinazione, quindi la sta un attimino appiattendo il prezzo della media mobile. Vediamo quello che succederà. Io al mercato ci rimango. In questo momento sono anche confermato e confortato dallo stocastico, che ha incrociato la sua media mobile al rialzo. Se lo andiamo a vedere nel giornaliero è un po' più complicato, nel senso che è iniziata questa seconda onda rialzista dopo che ha superato la media mobile. Se andiamo a vedere la precedente, durata una decina di candele, in questo momento siamo a 5, ci dovrebbe essere ancora lo spazio per una risalita, quindi per andarmi a prendere i take profit. Vediamo, tra poco aprirà il mercato, vediamo se ci sarà un gap al ribasso. In quel caso lì sarà un'operazione a rischio, perché un piccolo gap al ribasso, anche se nel Forex sono sempre piccini, potrebbe comunque farmi toccare e prendere lo stop loss e quindi mi chiudermi la posizione. Stiamo a vedere. Per questa sera non ho trovato nessun tipo di segnale da poter utilizzare per un ingresso a mercato. Comunque farò ancora un giro su tutti i grafici che io seguo dopo l'apertura del mercato. Eventualmente, se ci saranno novità, allora le posterò poi tra poco sul forum. Nel frattempo, saluto tutti quanti e buona settimana di trading. Ciao a tutti.